patrimonio di tutti e forse solo un amico potrebbe provare a portare in questo studio la magia delle sue canzoni, la magia di tutto quello che lui ha nel cuore. Questo amico si chiama Paolo Mengoli. Amico vero, amico vero Paolo. Buongiorno a casa, buongiorno qui, buongiorno qua. Amico vero, perché sai, quando insomma questi grandi interpreti che hanno accompagnato tutta la nostra vita, quanti si sono innamorati? Esatto, con lui, quanti hanno patito anche dei momenti di difficoltà, Gianni, sì, Morandi, certo. Perché forse la verità è di un uomo che non si è mai nascosto neanche i momenti di difficoltà. Tu pensi che lui aveva la quinta elementare e a un certo momento della sua carriera, in prima battuta, andò a scuola per già Gianni, certo, Morandi, per prendere la licenza media. Quindi già grande, già fermato, già, già famoso. Certo, certo, già famoso. Senti Paolo, le radici di questa amicizia affondano nella notte dei tempi. Guardateli qui. Alla fine di tante esibizioni avete visto anche... E voi me l'avete sparata subito, roba, sta copertina. Questa vabbè, è una roba vabbè, che ha deciso mi dissocio completamente. Vabbè, fatemi vedere per favore questa copertina. Stiamo parlando di Stoppa, la mettiamo all'inizio. Allora, una settimanale di quelli proprio... Che andavano... andavano proprio per la maggiore. Allora, la maestra, stessa maestra di canto di Gianni Morandi, sì, e questo avvertimento. Attenzione, ora c'è uno più bravo di te. Vabbè, al di là delle battute, ma insomma... Allora, devo dirti che questa storia è nata perché avevo appena vinto il Cantagiro. Esatto. Avevo fatto, perché l'hai fatto, poi avevo vinto il Cantagiro. E chiaramente la maestra Alda Scaglioni, che aveva come punta di diamante, aveva avuto come punta di diamante nel passato un cantante che si chiamava Gianluigi Morandi, ma che poi si chiamava Gianni Morandi. Fantastico. E che usciva dalla sua scuola. A un certo momento, quando io vinsi il Cantagiro, una giornalista di Stop chiamò la Scaglioni e disse: c'è un altro personaggio che esce dalla sua scuola. Allora andarono a intervistarla. E, lei... Non fare il falso modesto, di la verità. Guarda. Bravo. Andare a intervistare e dice: guarda, sì, in effetti, c'è un ragazzo che ha vinto Castrocaro e che potrebbe ricalcare le orme. Ma è impossibile. Io ho avuto sempre un dubbio che la maestra Alda Scaglioni, visto che aveva avuto altri personaggi come Nilla Pizzi, Giorgio Consolini, Elio Gandolfi, Didi Balboni, che era la valletta di Mike Buongiorno, e aveva tutte queste fotografie nella sua camera dove insegnava a cantare, era un periodo che non usciva più nessuno. Allora lei, ma io pure gli avevo detto: guarda che c'è qualcuno per far parlare di lei. Perciò capito? Ho detto: dai, smettila, fai una persona seria. Bisogna dire la verità, è quella. Queste affermazioni che non minano certamente la vostra amicizia. No, assolutamente. Che poi continua anche al di fuori, diciamo, delle scene, con tante avventure meravigliose. Però, Paolo, mi dica. Guarda che questi ieri mi dicevano: ma Mengoli, quando torna, siete tu. E io, poiché sono smemorata, non ricordavo se fossi oggi o la prossima settimana, non ho detto nulla. Senti Paolo. Ma guarda che Gianni penso ci stia vedendo, perché io l'ho sentito sabato. E io gli ho chiesto anche il permesso di fare questa cosa per un certo senso bella di correttezza. E dai, perché questo e significa essere corretti. Lui ha dato l'ok e quindi siamo allora, qua a fare. Allora, per Gianni Morandi, per tutto il pubblico che ama lui e che ama te, la fisarmonica... Ma non diciamo i titoli, non c'è bisogno. Non c'è bisogno di dire i titoli. Per Gianni Morandi e per noi Paolo Mengoli. Ricordarti un amore, uno di tanti anni fa, la fisarmonica. Ma tu non piangere, no, non si cancella così, torna più grande che mai il desiderio di te, quando vivevi felice con me. Era di notte,
c'era luna, baciavo le tue labbra, era l'ultima volta, te ne andavi da me. Non sono degno di te, non ti merito più, ma al mondo no, non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, e va bene così, me ne vado da te, ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Sui monti di pietra può nascere un fiore. In me questa sera è nato l'amore per te. Non son degno di te, non ma al mondo no, non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, amore. Grazie. Grazie. Visto che Gianni ci sta guardando, io credo sia d'accordo con me nel dire che nessuno è più degno di te di poter cantare Morandi. Poi devo dirvi una cosa. Pubblicità e poi restate. Grazie, cazzo, che come me amava i Beatles, 75 anni domani, per noi è impossibile, Gianni Morandi. Paolo Mengoli, nessuno grazie più di te potrebbe raccontare. Perché? Questi sono allora, i 100 anni del Bologna. Stessi anni, allora, stessa insegnante di canto, sì, stessa città, stesso amore sportivo, direi fede sportiva il Bologna, sì, stessa passione viscerale per la vita bella che potete regalare attraverso questa avventura straordinaria che è la Nazionale Cantanti. Grazie. 1975. Te, che fai il portiere? Non si direbbe. No, ma sei pure bravissimo. Ma guarda, c'è un aneddoto bellissimo. Dai, raccontamela. Allora, Giulio Mogol Rapetti chiama Morandi e dice: sono stufo che mi chiedono di fare delle partite, dei concerti per fare delle benefici, della solidarietà. Allora, voglio fare una partita. Ho già la squadra. Ci sei tu, Lucio Battisti, Don Bacchi, c'è Fausto Leali, Nuovi Angeli, il Guardiano del Faro. Insomma, un bel po' di gente. Ma anche il portiere. Allora, Gianni, a un certo momento, sempre al telefono, gli dice: ma io ce l'avrei il portiere, perché poi abbiamo già anche giocato qualche volta. E Paolo Mengoli. Allora mi dice che Mogol si è un attimo... Poi ho detto, ma cavolo, uno più alto, non potevi trovarlo? No, sì. Fermati, che questa storia che sei basso e poi sei straordinario è diventata un po' una cosa su cui molti ci hanno ricamato, vero? Ho fatto 454 partite, sono cresciuto nel numero delle partite, sono diminuito nell'altezza. Sì, però guarda qui, sorpresa per te. Cos'è? Regia, la regia lo sa. Guarda che ti... Allora. Anche se no,
Se non sei alto come Buffon, ma sei il nostro portiere. 480 partite. Bravo, e basta con questa storia, che sei meglio dei Buffon. Questo... avanti, su. Guarda, questo... guardate, questa foto è veramente storia. Guarda, ma quanti anni c'è? Ma cioè, eravate maggiorenni qua. Sì, sì. Battisti, eravamo già sposati, Morandi, e forse qualcuno che è già divorziato. Pure, ecco. Comunque questo di Caruso è stato un bel regalo. Lì che Gianni era gennaio, mi ha fatto. Gennaio 2009. 2009, vero? Nel suo programma Bologna. Grazie a tutti, sì. Io sono andato a salutarlo e lui all'improvviso mi ha chiamato sul palco. È stato un grande segno di amicizie che mi ha fatto veramente. Senti Paolo, a parte l'umanità che hanno personaggi come te, come Gianni Morandi, cioè siete rimasti semplici nonostante tutto. Cos'è che ha fatto la fortuna di Gianni? L'amore, la capacità di attraversare epoche diverse, di stare in disparte quando poi il mercato non girava più. Sì. Ma insomma, cosa fa grande Gianni Morandi? Guarda, lui è il primo ad ammettere che nel nostro mestiere ci vuole tanta fortuna. Per quanto riguarda me, ho avuto la fortuna di andare a quel festival di Castrocaro al quale non volevo andarci, e che ci fosse Aznavour, che era il mio padrino, che ci fosse Renzo Arbore in giuria, e lì praticamente certo. È nata la mia carriera. Per Gianni invece mi ha raccontato una volta che lui dovevano portare a un provino. Come si facevano un tempo nelle case discografiche. Non era ancora certo. Morandi di fatti mandare dalla marcia, cioè iniziava. Certo. E il suo impresario di quel momento, invece di portarlo a Milano, lo portò a Roma dicendogli che avevano appuntamento per questo provino. Arrivarono a Roma e c'era questa audizione e gli dissero: ma voi cosa fate qua? Cioè, non siete in programma? No, io ho preso un appuntamento con... Vabbè, va, che siete tanto che siete qui, entrate. Entra. E quando lui entrò per il provino in questa sala dell'RCA, mi ha detto che si trovò davanti a Franco Migliacci, Bruno Zambrini, Ennio Morricone e Luis Baccalo. Cioè, avete capito? Le e lui dice, viventi. Ma se io non avessi... Spero che... Cioè, ci starà guardando, ma spero che l'abbia raccontata bene certo. Questa storia. Se non avessi avuto questi quattro mostri sacri davanti a me, forse la mia carriera non sarebbe neanche quello iniziata. Quello vale per gli inizi, però la vostra capacità, la resilienza è dovuta al fatto che evidentemente... Non vi siete mai montati la testa qui, nonostante si tutto, mise una maglia del mio concerto addosso. Paolo Mengoni, tour 93, un mito. Questo dice lunga della vostra sì, amicizia. Sì. Senti, Paolo, è anche una storia di amicizia in ambienti, come noi diciamo spesso, non facili a questi sentimenti veri e puliti. Come no. Si resta amici di leggende tra di voi, senza avere rivalità e gelosie? Ma noi siamo stati anche un anno o due senza sentirci. Poi all'improvviso c'è una telefonata e sembra che ci fossimo visti prima. Il giorno prima. Ma perché io credo che l'amicizia non deve essere neanche un mezzo per poter assillare le persone con le quali sei amico. Una telefonata... Cioè il Bologna... Prima la nazionale, il Bologna, poi con la nazionale ci ha tenuto un po' legati come anche altri componenti nazionali. Però è riconoscersi negli sì, occhi, sì, poi dai. L'ho venuto a mangiare quando... A casa mia nel 75-76, che mia madre era una sua fan, chiaramente. Allora venne a mangiare i tortellini. Allora. Senti. Ma me lo disse il giorno prima. Vengo domani. E voglio i tortellini. Mia madre si è messa a fare i tortellini alle 6 di mattina. Paolo. Te lo dico adesso. Paolo, facci sognare, sì, non dico sì, i titoli. Non dire i titoli. Paolo andiamo Mengoni, avanti ancora. Tributo grazie. A Gianni Morandi. Avessi più te, meglio morire, perché questo silenzio che nasce intorno a me, se manchi tu mi fa sentire solo come il fiume che va verso la fine. Questo devi sapere, da queste mie parole puoi capire quanto ti amo.
al mondo amato mai. E tu lo vuoi e non mi lascerai. No, non puoi. Ma come il fiume che va, io troverei la fine se non avessi più te. Io voglio per me due carezze, sì, io t'amo più della mia vita. Ritornerò in ginocchio da te, l'altra non è, non è niente per me. Ora lo so, ho sbagliato con te. Ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani d'amore, negli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Sì, io t'amo più della mia vita. Io voglio per me le tue carezze. Oh sì, io t'amo più della mia vita. Grazie, grazie. Vedi, noi ci amiamo. Quando si fanno queste canzoni, si è portato a dire la fisarmonia. No, no, non si può. Gianni Morandi non si può imitare. No, assolutamente. Però si può raccontare con l'amore di un'amicizia lunga e bellissima con Paolo Mengoni. Guarda dove sono il 31 Ciao, dicembre. Ciao Gianni! Il 31 dicembre al Billionaire Palace. Al Billionaire Palace di Bologna. Ma se non abbiamo altri programmi veniamo a trovare. Va bene, grazie. Gianni, ciao. Auguri! Auguri!